Allora, nel video precedente abbiamo visto come indicare in altri beni un conto corrente, definendo quindi la quota trasferita del decurso con il valore. Può capitare però che alcuni conti correnti all'estratto definitivo della banca, dopo la morte del decurso, siano con valore zero. A questo punto non resta nient'altro che indicare praticamente il valore zero. In questo modo il conto corrente verrà praticamente distribuito con un valore in devoluzione con un valore zero. Questa è una delle condizioni particolari in cui l'Agenzia delle Entrate ammette di poter andare a indicare un valore zero, perché la maggior parte appunto invece dei beni, dei cespiti indicati nei quadri, il valore minimo deve essere imputato almeno a 1 euro, mentre per i conti correnti con valore zero è ammesso. Nel caso in cui, ad esempio, abbiamo invece nell'estratto della banca un conto corrente con un saldo passivo, quindi diciamo ad esempio un valore di meno 50 euro, a questo punto bisognerà procedere in questo modo. Andiamo quindi a definire quello che è il conto corrente con un valore zero, ok? Poi dobbiamo andare nella sezione passività, andare a cliccare il quadro ED, aggiungere una nuova passività. Nelle passività, infatti, è possibile andare a indicare di tipo 4, debiti verso aziende o istituti di credito. A questo punto dovremo andare a inserire però questa passività a quale cespite è legato e in questo caso andremo a indicarlo nel quadro ER e il relativo conto corrente a cui è il saldo pari a 0. Andiamo a indicare quindi che è la descrizione in merito alla passività, saldo passivo sul conto corrente banca tesa e andiamo a indicare ovviamente sempre gli estremi del documento sussistenza banca intesa, la data del documento a quando è stato praticamente rilasciato dalla banca, quindi andiamo a indicare adesso ad esempio mettiamo una data 16 giugno e quota trasferita ovviamente e a questo punto dovremo andare a indicare quello che è il valore sempre in positivo della passività. Abbiamo detto meno 50, quindi andremo a inserire 50 euro che in un mezzo è pari a meno 25 euro. Questi valori rientreranno però nella passività, quindi saranno un saldo negativo. La ripartizione ovviamente è in base a quel valore che è stato definito appunto dal calcolo del programma. In questo modo abbiamo visto anche come poter gestire un conto a saldo negativo. Continueremo appunto con altri video a breve.